gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi ho fatto una bellissima maschera sia per i capelli che per la pelle. Io ho la pelle mista e mi curo abbastanza perché sono piena di acne, brufoli e quindi ogni giorno sono alla scoperta di tecniche, novità, trattamenti, ma appunto soprattutto sui trattamenti naturali. Comunque, per non allungare, ve lascio al video tutorial, però mi raccomando lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale per sostenermi. Allora, vi lascio il video tutorial. Ciao amici miei, guarda la mia vergogna, la faccia che ho quando mi sveglio e soprattutto i capelli, effetto paglia, orribili, quindi ho deciso di fare una bella maschera per i capelli. Allora ho messo a bollire dell'acqua e ci ho messo del rosmarino, della menta, del timo, sono le piante che io ho nel terrazzo e quindi me ne approfitto. Voi potete mettere tutto quello che avete, potete mettere, se non avete queste erbe fresche, potete mettere delle tisane, tipo infusioni, camomilla, tutto quello che avete a disposizione, fate bollire. Ovviamente tolgo via le foglie. Ovviamente quelle che posso, e ci aggiungo il burro di karité che è veramente super idratante per i capelli. Come avete visto, i miei capelli sono un disastro perché sono 5 giorni che non li lavo, non avevo voglia, e quindi il risultato è questo quando stai a casa tutto il giorno senza mai uscire, quindi il menefreghismo a livelli altissimi. Aggiungo maisena, amido di mais, o potete utilizzare l'amido di riso, sarebbe molto meglio. Io avevo solo l'amido di mais, quindi vedete che viene una pappetta tipo besciamella. Allora, ho delle fragole che, se non mi vanno male, l'ho triturate e le ho aggiunte. Io ho spento già il fuoco, lo faccio andare un pochettino. Volendo potete mettere meno maisena, a me mi è caduta abbastanza, 2-3 cucchiai più che sufficiente. Adesso andiamo a applicare il tutto e togliere questo effetto paglia. Purtroppo i miei capelli si seccano nella velocità pazzesca, anche se io cerco sempre di idratarli, spray, uso oli, uso di tutto, però purtroppo l'istinto è quello di seccarsi. Poi qua c'è tantissima umidità, ciao. Vado comunque a applicarlo il più possibile, anche se molto 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 denso. Come vi ho detto, potete utilizzare meno amido di mais se lo volete un pochettino più liquido. Io lo volevo sinceramente, a parte che mi è caduto, ma mi piace più corposo, così non mi scende, non mi cade, perché io applico la maschera e vado a pulire casa o faccio il mestiere di casa. Però comunque l'ho applicata abbastanza non caldissima, però tiepida, perché così penetra meglio nei capelli. Voilà. E adesso l'ho messo anche sul viso, la stessa maschera, era caldina sul viso, era un bel effetto, e ho preso delle patate, due fette di patate, e via contro le occhiaie. E adesso vado a lasciarlo a riposo e vado a pulire casa. Ci vediamo dopo. E voilà, la sorpresa! Vedi che il trucco fa i miracoli. Adesso diciamo che sono più presentabile. Allora, ho messo l'olio di jojoba, che non c'è nell'etichetta, però comunque è olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli, su tutto. E vado ad aggiungere e usare questo balsamo sui capelli, questa crema che veramente, per me, mi ha cambiato la vita sui miei capelli, perché non idrata, ma nello stesso momento non secca, lascia l'effetto bouclé, lascia l'effetto riccioloso abbastanza bello. Ho messo anche il burro di karité, ovviamente. Io separo le ciocche e ci metto Crazy Color, perché come vedete il colore mio si è perso abbastanza. Io faccio questa tecnica così per darle un po' di colori, pettino e via, perché sinceramente non so se tornerò a fare i capelli rossi, se far crescere proprio
i miei naturali, come vedete sono scuri. Adesso vado a dividere le ciocche e pettinarli per dargli proprio il styling, per dare il riccio perfetto, su, sapendo che devo uscire stasera, quindi almeno sono presentabile. Se stavo a casa ovviamente non li do tantissima, non li divido in questo modo, sinceramente questa tecnica la uso solo se devo uscire o delle cose da fare, insomma. Allora divido e continuo a pettinare per dargli la forma proprio ricciolosa, come vedete. Voilà. Come sapete, per le persone che mi seguono, io uso il pettine passando i capelli proprio sul bordo per darmi l'effetto riccio. Vedete? In questo modo qua. Voilà. Adesso andiamo con un po' di rock and roll. Ujba. E niente, vado ad asciugarli col phon. Non li asciugo di tutto, io li lascio un pochettino bagnatrici perché mi piace che rimane il riccio molto fine. La gente, ecco, il risultato è questo qua, come vedete. Non so se riuscite a vedere contro luce, guardate. Io non ho la lunghezza uguale su tutti i capelli perché io li taglio da sola. Comunque, se volete potete entrare sul mio canale e vedete che io ho fatto un video dove tagliavo i miei capelli, perché mi piace il volume in questo modo qua, e quindi non vedete proprio la ciocca dalla radice fino alla punta, un bel riccio fatto così. A me mi piacciono così, mi piacciono volumoni. Esattamente, cerco sempre di fare dei trattamenti naturali. Come vedete il risultato non è per niente male, perché come vedete i ricci sono proprio belli. E voilà, a me mi durano questi ricci almeno 5-6 giorni. Devo cercare sempre di idratarli, ovviamente la parte della radice rimane un pochettino così, però la punta, l'importante è che non la punta, rimangono abbastanza ricciolosi. Bella gente! Spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, sostenetemi con un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento se volete delle informazioni o se non avete capito tanto gli ingredienti. Per qualsiasi richiesta, informazione, sono alla vostra disposizione. Scrivetemi su Instagram, Facebook e TikTok. Ciao a tutti e buona giornata!